Allora provo a fare il refresh di Twitch. Ragazzi, se avete già letto i nomi, già sapete che sarà un match tutto spumeggiante. Abbiamo Mattia Ferrari del team Magman contro Alberto Pianetta. Qua appena tiro una botta sul tavolo si sposta tutta la cam, un casino. Allora abbiamo Alberto Pianetta contro Mattia Ferrari e abbiamo Gil contro Lumia. Gil non l'abbiamo ancora visto e volevo vedere una versione un po' champagne, un po' diversa dal solito, e Albe mi ha detto in confidenza: gioco una versione di Gil un po' così. Ho detto vabbè, allora andiamo a vedere com'è Lumia, questo Lumia contro Gil. Allora, mi pare che abbia vinto il tiro Mattia Ferrari, visto che è cominciato. Sì. Devi salutare qua? Vai, vengo a salutare qua. Però ti si deve vedere in campo. Abbiamo un super ospite speciale. Ciao a tutti, per chiunque è un vecchio giocatore di figurine. Allora, stiamo vedendo in diretta la partita in streaming. Ah, c'è Mattia contro... L'altro non Mattia lo conosco. Mattia Ferrari contro Alberto Pianetta. Mattia Ferrari di Bolzano. Non so se è presente. Sì, ho presente. Contro Alberto Pianetta di Pavia. E come siamo messi a gameplay? Chi è avanti? Allora, noi sfottiamo sempre Pianetta dicendo che lui vincerà tutti i GP e non ne ha mai vinto mezzo. Beh, giustamente, vuol dire che non è... Invece Mattia Ferrari, ridendo e scherzando, ha fatto qualche top e qualche result. Gioca in un team che è quello di Trento, che è molto forte. Ah, sì? Sì, sì, sì. Sono competitivi, quindi, questi ragazzi? Sono competitivi. C'è il magnifico campione, che è uno che ha vinto nazionale, ha andato due volte ai mondiali, eccetera. Uh-huh. C'è Cristian, che è il capo arbitro, quindi il team è molto forte. E Albe è invece è solo uno che gioca tanto, ma non è ancora mai riuscito a fare davvero reggio. Ah, peccato. Beh, allora vuol dire che tra poco entrerò anch'io nel circuito. Bravo. E gli farò vedere le vecchie glorie del vecchio Yu-Gi-Oh! Giocavi a Yu-Gi prima? Sì. Giocavo a Yugi prima, ho visto che tantissimi vecchi amici sì, che giocavano si sono convertiti e quindi... Hanno lasciato il lato oscuro, sono passati... It's time quindi, è tempo di ritornare. Ah, guarda, c'è già Diable che saluta Deno. Il signor Deno si gioca a FOV, no, ma probabilmente è probabile che io cominci. L'hai provato giù ora in fiera? No, non l'ho ancora provato, ma tanto è un gioco di carte come un altro. Non è un gioco di carte come un altro, è il gioco di carte... Dio, Chiedo perdono, è il gioco di carte e quindi è arrivato il momento per cui devo sfoggiare la mia abilità. Bravo. Anche qua, o no? Ciao a tutti i ragazzi della chat, intanto benvenuti a questo Grand Prix Padova. Tra l'altro, se siete da queste parti, veniteci a trovare, che lo stand è meraviglioso. E vi facciamo vedere anche un po' di sano gameplay con i pro. Pensavo quando hai messo la pausa parlassi di altro. Ti facciamo vedere un po' di... Dico, io non ce l'ho, se no. Vi facciamo vedere anche altro, ragazzi. Sì, sì, senza problemi. Allora, vogliamo commentare questa fantastica partita? Mi sa che si è attivata una condizione per girare la figurina, vero? Considera che commentare la partita possiamo relativamente, perché loro sono esattamente dietro questo tabellone che è molto molto sottile e quindi ci sentono benissimo. Ok, quindi, allora c'è gatto su board. Che cosa è successo? È sparito, sono comparsi i tulipani, ogni tanto lui ce lo fa come ok sempre. C'è gatto su board e figurina che si tappa con tante altre figurine che si tappano e mi allora, sa che tra l'altro vedo con molte più risorse il buon Mattia, sì, del signor ha cominciato. Pinetta. Allora, tu hai presente zero di regole del gioco? Allora, io in realtà avevo fatto una demo tanti anni fa, quindi ho ben presente che hai il mana, puoi fare il mulligan di quante carte vuoi all'inizio, appoggi le creature, hanno un certo tipo di forza, le tappi per picchiare. Ok, allora, fondamentalmente sì, c'hai il sovrano che è quello che poi condizionerà tutto il resto del mazzo e della giocata, e hai le pietre che ne puoi prendere una a turno tramite il sovrano e giochi i pezzi ovviamente, spell eccetera. Quindi, condizione di vittoria? Condizione di vittoria o il tuo avversario arriva a zero partendo da 4000 punti vita oppure finisce il mazzo. Ok, classico di tutti i giochi. La particolarità rispetto a Yugi può assomigliare di più a Magic per il fatto che hai le risorse che sono le pietre che possono corrispondere alle terre, ok?
e va a prendere, ad esempio, può trovare delle similitudini con quello che può essere Estor, per il fatto che puoi prendere una pietra a turno. Certo. E quindi le pietre non sono nel mazzo, nel mazzo principale. Sì, sì, questo avevo presente, erano... Questa in realtà è, secondo me, un fix positivo che ha forse rispetto a Magic, il fatto che tu tutte le partite le giocherai. Poi magari trovi legni in mano, ma quello è un gioco di carte, quindi va a casa. È normale, è normale. Però almeno tutte le partite le giochi. A Magic tante partite ti ritrovi a dire vabbè, non gioco proprio. Ho presente, ho lasciato Magic ai tempi proprio perché la screw è un dramma e quindi a noi... Poi sono gusti. Il discorso è, quindi come gameplay siamo più o meno più sul genere Magic con queste modifiche qua. Meraviglioso, mettiamola così, dal prossimo GP, ok, mi vedete giocare. Bravo, bravo. Anche a questo, perché non bastano Hearthstone, Yugi, non basta, mi vedete giocare a... Tutti, come avere un videogioco e poi, cioè, come avere una console e giocare un solo videogioco, no? Qua si gioca a tutti i giochi di carte. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, visto che non posso dare un'ulteriore aggiunta qualitativa al cast, perché non conosco bene il gioco, lascerò di nuovo la parola a te, vi ringrazio del piccolo spot. Ciao, bella chat, ciao raga, e spaccate tutto, mi raccomando. Bella, sto piacere, grazie. Grazie. Allora, riprendiamo la conversazione. Allora, stiamo vedendo questo Jill che doveva essere un tipo un super Jill aggro. Allora, stiamo vedendo qua. Scusate, mi sono perso un po' il gioco perché stavo parlando con Deno e è appena andato via. C'è Leo from Italy. E allora, vediamo un attimo. Abbiamo questa Lumia sempre col nero. Io questo fatto di giocare Lumia col nero per sto Blazer, boh, non so, tutto questo entusiasmo di giocare questo reso, ma vabbè. Certo, mi dicono ma è come giocare Niarla quando si giocava rosso nero. Sì, ma Niarla lo giocavi gratis saccandoti i pezzi, era quella la forza di quel risonatore, non solo il fatto che scartava la carta, ma che lo giocavi gratis. Vabbè, qua non so, e vedo Piane un po' in difficoltà, anche se Mattia comunque è a 1700 intanto, quindi sta prendendo schiaffi da tutte le parti. Non stiamo agili. Non stiamo affatto agili. Sai cosa? Si vede molto male. Si vede tipo sgranato e tutto. Vieni a vedere. Non so se è la qualità di internet. No, adesso si è ritirato a posto. Vai. Non so se è la qualità della linea internet che a volte mi fa vedere male. Eh? È la connessione perché è un Mac? Se ti piacerebbe a te. Io no. Allora dovete sapere che qui c'è una diatriba perché io sono un Mac user. Ok? Io uso un MacBook. E invece Cristian, Maurizio sono tutti pro Windows tutta la vita e quindi mi sfottono per il fatto che io ho il Mac che uso quello. Non ti piace tantissimo questa Lumia, vero? Non mi piace per niente Lumia nera e becco solo quelle, come se si giocasse solo questo tipo di Lumia, bianco, verde, nero. Vabbè, io l'avrei giocata col blu, raga, a me sembra sempre più forte. Però anche ieri infatti mi ha chiamato sto mio amico a Luna, mi fa ecco perché qua mi dicono di dover giocare Blazer col nero. Ho detto ma che è? Ma perché? Vai di blu cattiveria. E mo vediamo se effettivamente mi ha dato ragione o no e se vale la pena. Volpino è un giro un po' aggro volendo. Lama, va bene, forte. La rigioca invece di saccarsi Tama. Beh, su un punto di vista io avrei forse saccato Tama e tenuto Lama nel cimitero, però Tama effettivamente può essere riutilizzato, fare cose, eccetera. Toglie la coin e gli dà crescita rapida. Se risposta... Ah, in risposta non ha fatto Tama, poteva avere risposta a fare Tama. Moriva e invece evidentemente quel Tama lo vuole tenere ancora in gioco. Gira Lumia,
scartagnarla o non scartagnarla? No, evidentemente. Sto povero Gin mulliga solo i 20. Non so perché questa scelta di girare. Picchia di Tama. Ah no, picchia di Lumia e gira Tama. Prende 1000, tanto non ha lifelink. Non è un grosso problema. A 3 giocherà Ratchet. Però sta abbastanza sotto un treno. Cioè se piane vede una nuvola, può fare nuvola, giro Gill, mi mangio pietra, gioco cavallino e ti mando sulla luna. Ok, quindi in risposta a Rachel ha fatto questo. Ok, ho giocato solo Gin Mulliga solo. Ok, vediamo cosa ci racconta Pianetta. Diciamo che avendo, cioè, essendo Lumia con Mattia Ferrari completamente spossato, non so come ne possa uscire fuori. Silvia. Picchio non può bloccare. C'è crescita rapida nel cimitero. Picchio non può bloccare. Gli fa crescita. Ok, e Albe ha portato a casa questa. Si sanno già i sovrani che si stanno usando? Dico in tutti i GP. No, sta ancora facendo lo schema con i sovrani, no? Sta ancora facendo lo schema con i sovrani, giusto? Sì, sì, no, stiamo lavorando su fare tutta la torta, sai, quella cosa tutta figa con tutti i sovrani. Vince la prima Alberto Pianetta. Qua gli ha fatto usare questa crescita rapida, gli ha fatto usare 20, è andata a 500 e poi pum, folgore in faccia. È stato molto aggressivo, quella Cappuccetto ha legnato come non ci fosse un domani, mandando Mattia Ferrari troppo troppo giù. Queste sono le parti che mi piacciono, scialle così, veloci, picchiamoci. Ma c'è un Gillapis a questo GP? Sì sì, ce ne sono un po' più di Gillapis, e credo. Intanto ho cercato questo e lui infatti dice: ah, se io gioco Gill tutti pensano che il problema sia il fatto di avere il cimitero, chi se ne frega, io lo faccio aggro, picchio come non ci fosse domani. E tanto non capisco perché Gill, ma ok, ti spiego perché Gill. Perché Gill ha barriera, e me l'ha detto lui, fa Gill ha barriera e tu tiramelo via un sovrano con barriera. L'unico modo che hai è Final Battle, ma io giocando le nuvole e tutto, quando lo giro è talmente grosso che la tua Final Battle deve essere troppo più grande e se gli faccio una crescita ci sto sopra. L'idea non è malissimo, dice io voglio giocare aggro, eccetera. Però allora l'avrei giocato tipo verde, rosso, nero con la pietra al Majin, almeno turno 1 ti aggro con Majin, turno 2 gioco Silvia picchio, turno 3 gioco Cappuccetto picchio, insomma... Ma Gil cerca magia dal mazzo, sì, e ci sta alla fine. Se fa Final Battle ti uccidi da solo.
No, tu non giochi, sì, nel senso appunto, è quello il discorso, lui dice, se fai Final Battle stai morendo da solo, quindi non la fai e quindi non hai modo di uccidermi Jill e quindi ciao, io intanto ti aggro e ti sto sempre sopra. No, 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 l'idea non è male. Vediamo. Allora. Niente. Mi arrivano messaggi, cercavo di capire. Allora, mi sa che ha messo Fire or Decide. Quanto stanno? Stanno 1-0 per Albe. Ah, come stanno a punteggio Albe, credo sia una vinta e due perse in realtà, quindi non sta andando benissimo. Però è appena cominciato il torneo, c'è tutto modo di salire. Dipende anche chi ti becchi i primi turni, eh. C'è uno ad esempio che sta tipo una vinta e due patte e si è beccato Aemul e cose a caso. Fire or Decide contro Non Sherry. Ha ragione, sono d'accordo con lui che dice è Uber e giocare Uber è sempre figo. Decide ha messo Fire or esattamente come dicevate voi. E contro Non Sherry mettere Fire or perché tanto... Perché? Allora scusa, perché contro Sherry mettiamo Jill? Per paura dello spack, che spacca ruler c'è in Sherry? O per paura del lock, del lock continuo, perché tu gli togli sempre il sovrano dalla battaglia. Ah, per la storia quella che toglie i segnalini, sì, forte. Però c'è da dire che Lumia potrebbe averci pensato e messa di side la spell che toglie tutti i segnalini. Non può negare l'attacco, le cava i segnalini, sì 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 sì. Tutto quello che dicevamo, però c'è da dire che lui di side la può aver messa. Alla fine rompe anche, neutralizza se non sbaglio anche le magie rosse e lui gioca a folgore. Quindi io ci sta che la metto dentro, poi se mi hai messo pure Fire, ti sto sopra, ti ho letto in anticipo e ti sto sopra. Cioè, essendo una mossa leggibile, non so se l'avrei fatta, forse avrei tenuto Jill. Tanto che problemi ha lui a tenere Jill, ha vinto la prima, vinceva anche la seconda. Secondo me, poi sono punti di vista. Al game 2, se hai visto Jill, non ci pensa sai dare... Se dai la cava segnalini. Non lo so, perché comunque può neutralizzare anche spell rossa, quindi perché non la dovrebbe giocare? Toglie i segnalini da qualcuno, non so se c'ha pezzi che hanno segnalini, ma comunque a prescindere neutralizza i spell rossa, che ora è quella che l'ha fatta perdere, e soprattutto puoi leggere il fatto che il tuo opponent puoi leggere il fatto che il tuo opponent metta Fire, e quindi non lo so. Ma non è side per negare folgore, raga, dico... Allora, quella ha due funzioni, ok? Se io leggo che il mio opponent... Perché tutti voi avete detto, ah, di side contro il non Sherry, metto Fire Ur. Se io ho testato e lo so che lui farà così, di side la metto dentro. Così se lui gioca Fire Ur, io gli ho sideato dentro la spell giusta. Cioè, in realtà mi sembra giusto. In più, se poi non ha sideato dentro, non ha sideato Fire Ur, ma ha lasciato Jill, vabbè, la userò contro gli spari rossi. Qualcosa ci faccio. Quindi io me la rischierei a metterla dentro, se ho testato e so che il mio opponent fa così. Vediamo. Buongiorno, c'è Mattia Ferrari in streaming, ha già preso le botte la prima. Ha già preso le botte da pianeta la prima. Oh, vediamo. Allora, vediamo, vediamo. Rachel è entrata e quindi è un problema. Lui gli macina ovviamente quella, ma tanto la può riusare al cimitero. Gli ha tenuto due carte sopra, quindi deve avere veramente dei legni per averglielo lasciate sopra. Cioè, tipo deve essere Elfa Sacra e Elfa Sacra, perché sennò non ha senso. Vuoi vedere cosa pesca?
non l'ho visto bene, ma avergli lasciato due carte sopra, una mi sembra lama, cos'è qualcosa lì. Ah no, è doppio canto. Vabbè, però così se li hai tolti tutte e due. Effettivamente giocando in curva a doppio canto forte. Pietravera, non tutti i giocatori lo prevedono, contro quelli non preparati dovresti rubare la partita con Firewood. Sì, 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 certo, sono pienamente d'accordo. Però c'è da dire che Mattia Ferrari in teoria è uno che testa, sta nel Magman, quindi non lo so, è un po' rischioso come mossa. E soprattutto, sì, dipende appunto chi è il tuo opponent, se pensi che sia uno che si prepara o meno, eccetera. Boh, vedremo. C'è da dire che si è un po' piantato, forse, nel senso non so cosa abbia in mano, ma forse effettivamente ha solo legni. Però qua lo dobbiamo bloccare. Muore, ma almeno non esce, rientra, non fa cose 60 volte. Quello lì non può andare a fine turno. Ah no, era vera lama quella che gli ha fatto tenere in cima. Ah no. Blocca e uno fa crescita e fin qua ci siamo. C'è ancora storia rovinata a schermo, scusatemi ragazzi, mi scordo a volte di togliere le carte. Invisibile, togli, eccolo qua. Allora, tolta. E ha dato crescita, ha bloccato e lui si va a cercare la carta di Rachel, che mi sembra comunque molto forte. Effettivamente ora il problema è che può togliere i target di Firewood, oltre al fatto che ha pescato Tia. A 3 giocherà un'altra Rachel. Rachel che muore circa Rachel è sempre forte. Cioè, tolta Folgore e ti appunto. Vediamo, Tama entra, peschiamo. In questa partita Albe non è partito a bomba come prima e Mattia la sta gestendo meglio, è riuscito a fare questa specie di lock con Rachel e sta messo meglio. Feature Melfi però sta sotto 20, vediamo, 20 infatti. Però ci sta, almeno gliel'abbiamo fatto usare sto 20. Fate una future con un Aimul. Allora, sì, mo gli chiedo se me la riesce a trovare. Mi riesce a trovare Aimul come sovrano?
Aimul, a vedere se riesce a trovarmi chi gioca Aimul, così che lo uso per il future dopo. Ci proviamo. Proviamo a vedere se la tiriamo fuori, vai. Effettivamente volevo vedere anche un Aimul. Volevo vedere un Jill e l'ho tirato fuori, poi Jill è diventato Fire. Ora provo a vedere se trovo un Aimul. Ci sono più Lumia di quanto pensassi in realtà. Ero convinto di trovare più Shera che Lumia. Invece effettivamente ce ne sono tante, quasi tutte con sto nero che... Non capisco, però sono scelte. Il problema è che Tama si mangia il falchetto. Ma è quello, giocare Tama, giocare falchetto, Tama glielo mangiava subito. Però Lumia senza Lumia reso è rischi. Non c'è neanche una Sheila. Ah, c'è qualche Sheila e mi hanno detto che è Sheila quella combo che avevo montato l'altro giorno nello streaming, quindi mi sarebbe piaciuta vederla. E che siamo già al turno 4, vorrei vedere Sheila, Lumia e Kirik se c'è, ma non lo so. Intanto vediamo se troviamo quest'Aimul, poi cercherò Sheila e Kirik. Ah, quella 3 che rimuove pezzo, appunto, non la puoi più giocare. La stanno giocando in tanti questa. Allora, per i Kirik ti passo un po' di nomi. Ah, vai, spara. Mi serve sapere chi gioca Kirik, così me li vado a pescare per la partita dopo. Quindi rimossa Lumia e rimossa Tia di quella carta. Non è male, in realtà è forte, scende tanto, tre verdi. Però effettivamente dà fastidio. La prima è durata un quarto d'ora, adesso sta durando già troppo sta partita. Albe non è riuscito a partire aggro come doveva. Se uno di quelli lo volesse Uber, io ho da dare. Allora, Vediamo. Allora, il formato di Roma si conosce? Il formato di Roma è il prossimo, quello di giugno, giusto Roma? No. Nel senso, no, non l'abbiamo ancora stabilito. Non so se lo diremo a fine torneo, possibile, però ancora non l'abbiamo stabilito. Non so se si vuole optare per un Wanderer o un Limited, non lo so. Lo scopriremo entro la fine del torneo, spero. Pianeta sta un po' in difficoltà. Ha mucchiato, infatti. Detto, non vale la pena andare avanti, ormai si è creato un lock troppo grosso. E... chi è che diceva che con Firewall ti portavi la partita a caso? A caso. Baroni, Rocky, Lega, tutti Cesena fuori per i Kirik, ok. Là la prende Lega, mi sa. Blocco, vi prego, vogliamo il draft. Dio Limited ne sa. A me il Limited piacerebbe tanto. Tipo un bel Sealed. Vince Mattia Ferrari. E un bel limited tipo Sealed che ci si passa le carte, insomma
parti con Sealed, dei due fai draft, c'è una cosa così, a me piacerebbe molto. La proporrò sicuramente, mi dispiacerà non giocarla perché il Limited è uno dei miei formati preferiti in assoluto da sempre nei giochi di carte, perché sono sempre stato un poraccio, quindi non ho mai avuto modo di comprarmi le carte overpower, e quindi quando andavo ai tornei io andavo con le mie carte scrause e la gente mi asfaltava, ma non perché fosse più forte, perché aveva più soldi. Allora mi rodeva perché dicevo, cacchio, sapessi giocare ti do ragione, ma vinci solo perché c'è un mazzo forte e io c'ho il mazzo figurine panini perché non c'ho soldi. Ok, va tantissima fortuna. E sì, ti passi le carte, nel senso che il Limited, il Sealed in questo, di solito si fa così: tu apri, ok, listi le carte, ok, e poi le passi, ok, non è che quello che apri te lo tieni, di solito si tende a fare così, per questo intendevo ti passi le carte, perché se tu apri e quello che apri te lo giochi, chiaramente in un torneo da 200 persone è un attimo che senza che loro se ne accorgano tu cambi qualche carta, ok? Diverso è se tu passi, listi e le carte vanno a non sai chi, ok? Cosa fai? Togli le bombe col rischio che poi il mazzo torni a te, perché c'è anche questa possibilità, è randomico, quindi non lo so. E niente, dicevo, a me quello è un formato che mi è sempre piaciuto, e infatti il Limited ho sempre asfaltato tutti, sempre, perché lì si va di deck building e di intuizioni e di figurine a caso, e io quando si tratta di giocare figurine a caso invento cose assurde fuori di testa e la gente rimane e fa, ma non puoi giocare questa carta, fa schifo, e però in quel momento vinco con quella e la gente ci rimane male. E vediamo un po'. Invece quando gioco costruito, siccome mi faccio mazzi top, potete non pausare la live per favore? Non pausare la live, dici, dopo questa partita? Cioè vuol dire che se questa finisce devo stare 20 minuti qui a non parlare di nulla? No. E PS, non sono figurine ma carte. E sì, e però si usa tra i giocatori di figurine, si usa chiamarle figurine. Allora, parte subito con una cappuccetto, che sì, starebbe sotto 20 se gioca, sarebbe sotto la vera lama, volevo dire, però da vedere se la gioca o meno, eccola lì. È che lui sperava forse di trovare la mono verde per picchiarlo subito di 4. Sarebbe carino fare interviste, sì. Hai pienamente ragione, sarebbe carinissimo fare interviste. Il problema è che giustamente i giocatori mi hanno, io l'ho provato a prendere i giocatori e dire, venite a fare un'intervista eccetera, mi dicono, guarda Armando, non è cattiveria ma ho appena finito il turno, voglio riposarmi un attimo, andare fuori a prendere aria. Voi immaginate che siete tutti chiusi in una sala con un sacco di gente, un caldo incredibile, perché c'è caldo e non si respira e soprattutto si crea l'aria viziata. Quando è finita la partita vuoi andare fuori a prendere aria, nel senso non ce la fai a stare qua ancora, ne va a risentire tutta la performance della partita, delle partite dopo, quindi non mi sento neanche di obbligarli a dire venite per forza. Notate qualcuno che è entrato in la chat tra una partita e l'altra, o quantomeno mettete una grafichetta che dice tenuto tra poco, in questo modo perdete meno views. Sì, di solito ce l'avevamo la grafica, cioè almeno l'ultima volta io non c'ero, la volta prima ce l'avevamo, è che di solito lo streaming si occupavano più persone. Adesso Christian è a fare il capo arbitro ed era lui che curava tutto quell'aspetto pubblicitario degli intermezzi. E quindi per adesso facciamo così. C'è da dire che dipende molto anche dalla location e da una serie di cose. Qua abbiamo la connessione un po' così. Tossisco un attimo, quindi metto muto. C'è anche FOTCG Japan. Hi, FOTCG Japan. Il vero punto, ragazzi, è che non dovremmo stare a guardare le partite, ma bisogna mettere tutti i tavoli a giocare. Peace. Sono d'accordo. Dovreste essere qui a giocare, mannaggia la miseria. Perché non siete qui?
Vabbè, però ci sta, raga, posso capire che qualcuno abbia degli impegni, abbia da fare. Io ci sono stato, l'ultimo torneo me lo sono visto in streaming mentre ero a lavoro, perché non potevo venire, quindi da lavoro ero lì a guardare di sgamo, quindi posso capire. Piane è partito di nuovo lento sta partita e non gli sta andando benissimo, cioè per essere un mazzo agro non sta facendo agro. Però già che c'hai una cappuccetto che è un 600-600, qualcosa fa, ogni pietra che metti si gonfia, insomma prende 300 danni, però la pietra entra recuperata, cappuccetto entra 7-7, quindi può ammazzare Rachel. E il problema è che Lumi è già partita a bomba, c'ha già due liberi, c'ha due open, Rachel che può morire per andarsene per non andare, cioè può fare cose. Però Mattia ha preso. Allora, vediamo cosa dice. Io ho i giorni liberi. How are you, Jeff? Io purtroppo sabato e domenica lavoro e avendo iniziato a novembre sono solo sul blocco. Non puoi fare aggro con carte come Vera Lama. Is that Jeff from the Overwatch team? I'm well, thanks, and keep eye on Italian meta. Ah, are you spying Italian meta? No, ok, ci sta giustamente per più o meno capire cosa va, cosa non va, se c'è qualche carta troppo OP da sistemare, da non fare. If I can say something to Jeff is that I'm so happy for that you are here to help us. And until now I can say you are doing a great job for the company and for us, so I hope you keep this way. I don't know if it's all right all that I say, but I hope you can understand what I said. Fate qualcosa vicino Firenze, vi prego. Siamo a Bologna ad agosto, non è lontanissimo da Firenze, un'ora, potete tranquillamente venire, ok? Ma più che Firenze, roba al sud, ma Napoli tipo, allora, ragazzi, non è cattiveria, io sono 3 anni che sto lottando per fare un GP a Napoli, però se a Napoli ci sono 10 giocatori, ok? E a Milano per esempio ce ne sono 50, posso fare un GP a Napoli sapendo che tutti 50 da Milano non vengono? Faccio un GP dove ho 30 giocatori, non ha senso. Anche con Master Qualifier si è provato a farli al sud, non ci andava nessuno, e quelli al nord erano sempre strapieni. Il problema è quello che la maggior parte dei giocatori sono al nord, e se tu fai un GP a Napoli non ti viene nessuno, quindi finché non cresce molto forza al sud, e anche la comunità pugliese si è ridotta parecchio, cioè è un problema. Io ci provo a lottare su sta cosa, ma faccio veramente fatica. Allora, vediamo un po'. Mi sa che gli è andata bene la prima, riga, ma poi non gli è più andata così bene. Allora, o ne approfitta ora, però lui è open di uno per l'aurite. Le statistiche sono sul sito? Con tutti i sovrani? Vabbè, io vengo ad agosto al GP, raga. What do you guys like to win the tournament? What do you guys like to win? What do you mean? What we want to win? Di Ayu ne ho vista una di sfuggita, ma siccome non c'è tanto. E comunque, ragazzi, se guardate sul sito www.fovtcg.it trovate nell'area coverage le statistiche dei mazzi, quindi quanti sovrani, in che percentuale e tutto, ok?
Vorrei provare a farglielo vedere se riesco con col cellulare. Allora, vediamo. Allora, proviamo. Andiamo su... Aspetti che non vorrei mi trovasse qualcosa che non dovete vedere. Fotigg.it. Ok? Allora, andiamo su fotigg.it. Coverage di Padova. Se si apre. Ok, nell'area coverage abbiamo... dov'è che lo trovo, Mauri? Qua. Articolo. Metagame Breakdown. Ok? Metagame Breakdown. Ok, lo apro. E c'è la torta con tutti i sovrani. Ok? Quindi potete vedere le statistiche di quali carte, quali eccetera. Ad esempio delle regioni, l'età dei giocatori e le 20 carte più giocate. Ok, andiamo a vedere le 20 carte più giocate. Allora, the 20 card most played, we have 20 taglienti, I don't know in English, 7 wins, 473. Severing Wins 473. Poi abbiamo Controllo dei pensieri. Controllo dei pensieri qual è? Qual è il controllo dei pensieri? Vuoi vedere qual è? Controllo dei pensieri è un account da... Ah, ok, lo scartino nero, giustamente. Quindi lo scartino nero, uno nero, che è la carta, la seconda carta più giocata. E poi abbiamo Magia di Fyrur 399. Lo mette bene a fuoco. Laurite 372. And so, the top 4 cards are Seven Wins, Controllo dei pensieri non in English, Fire Spell e Laurite. Then Rachel, Final Battle, Storie rovinate, Vera Lama, Melfi, Tama, Blazer, a sorpresa Blazer 173, non l'avrei mai detto. Eva, Mi ha sorpreso molto questo blazer molto in alto con, tra le carte più giocate. Qualcuno può linkare la pagina col grafico? Te la linko subito. Dammi un secondo che te la linko. Coverage. Metagame. Comanci. Ok. Qua potete vedere, in questo link che vi ho messo, potete vedere tutte le carte più giocate, e da dove arriva la maggior parte della gente, e, insomma, l'età media dei giocatori. C'è, esatto, sono veramente sorpreso di quanti blazer ci sono. 173, non pensavo ne avrei visti così tanto. Non pensavo se ne sarebbero visti così tanto. Il congiuntivo inizia a salutarmi dopo 4 ore. Però sì, sa che questa partita è andata, a meno che Piane non si inventa qualcosa all'improvviso. Anche se a 1200 il suo opponent. Quindi. Blazer is quite good, even if I like him better as an evil dragon. Yes. Blazer is just really good in general, discard anything that is self for targeting. Sì. I prefer some other cards, for example. Ok, it's nice, but I prefer other cards than Blazer. But it's my personal taste. Comunque Blazer è forte ma slow, sì, sono d'accordo. Secondo me non è così tanto performante. Poi per carità, una volta che entra è un palo, però secondo me ci sono carte molto più forti.
C'è lì che Matteo Ferrari. E Matteo Ferrari. Matteo Ferrari sta a 1200, quindi non sta agilissimo. Ok, blocca con Blazer e lo rimuove dal combattente Giove, viene fermato troppo facilmente da fare lo spell però. E... visto che qui ci sono tanti giocatori, qualcuno ha una lista per Emul blocco, I like the fair spell made a comeback. Beh, fare spell adesso che è stato eliminato Sogni è necessaria, ti serve una spell che cancelli qualcosa uno, ti serva e si gioca quella. Non so come ne esce qua piano. Cos'è? Mephisto? Sì, è un Meph, sarà una tech. Andiamo a vedere cosa fa Mephisto. Sarà una tech messa per qualche motivo. Allora, il suo lato è questo. Rendi visibile, cambia. E dice, ogni volta che fate il giudizio, inverti i senatori che attraversano il controllo e entrano spostati. Ci sta, perché così i pezzi che hanno rapidità non possono attaccare subito, quindi comunque è forte. Contro i mazzi che hanno rapidità mi sembra forte. In uno per i mirror. Sì, non tanto per i mirror, perché se entrano spostati gli rifanno l'effetto subito, quindi non tanto per i mirror. E, scusa, devo dormire, 12 AM, need to rest, I'm sure to watch later. Divertiti, combatti forte. Thank you, Jeff. Go to sleep. I control that here is all okay. Don't worry. Secondo me Mephisto è più perché appunto contro Ereso con rapidità. E niente, vince Mattia Ferrari. Sì, Mattia Ferrari è riuscito a gestire. Era partito a bomba, piane, partita 1, poi si è spento. Ogni tanto lo fa. Dovrebbe essere un mazzo aggro, ma giochi vera lama, non puoi essere aggro. Quindi boh, non ho capito bene alcune scelte. Gliene parlerò, cercherò di capire. Detto questo, abbiamo visto un Jill, mo vado a cercare se becco un Aimul o qualcosa del genere, ho 10 minuti, posso ancora girare per i tavoli e guardare. Posso tenere un blocco di carte invertite invece di girare sempre le mie? No. Nel senso, dove le tieni sto blocco di carte invertite? Quindi no, perché è un problema. Le dovresti tenere inside, ma allora sarebbe come avere più copie della stessa carta. Purtroppo non si può fare, mi dispiace. Yes, no clouds, GG. Sì, non ha visto clouds. Avesse visto nuvola, ce la poteva fare. Detto questo, scappo, vado a vedere un po' i tavoli perché voglio vedere i mazzi da portarvi nei prossimi turni. Ok? Ci vediamo più tardi, dai, sono 10 minuti, tenete botta per questa pausa di 10-15 minuti, ci vediamo dopo. Ciao!